L'ASP Cammira Casa e tutti gli uffici della regione saranno ospitati da immobili di proprietà per un risparmio di 40 milioni di euro a livello regionale. Il Dubini verrà ristrutturato ed anche il Vittorio Emanuele. Al loro interno saranno ospitati gli uffici dell'azienda sanitaria e la cittadella ospedaliera e gli altri uffici che arriveranno. Una sorta di rivoluzione immobiliare, lo ha annunciato il presidente della regione Nello Musumeci durante la conferenza stampa tenuta oggi per la presentazione del progetto del mercato ortofrutticolo. Sono 4 i milioni di euro previsti per i lavori. Tutta la Sicilia, dalla ristrutturazione delle strade a quelle degli immobili, quindi diciamo che c'è una svolta, un passo diverso subito dopo la pandemia. Beh, diciamo che stiamo raccogliendo i frutti di quello che abbiamo seminato in 3 anni e mezzo. Lavoro duro, faticosissimo, svolto essenzialmente nel silenzio. Nonostante la pandemia, siamo riusciti ad individuare alcuni interventi, a coprirli con progetti e con finanziamenti e adesso si va avanti. Oggi abbiamo presentato il progetto del mercato ortofrutticolo nella zona sud di Caltanissetta, costerà 4 milioni di euro, sarà realizzato in 18 mesi. Il progetto esecutivo contiamo di averlo entro quest'anno. Abbiamo affidato il compito ai nostri uffici del Genio Civile. Dopo 50 anni il mercato ortofrutticolo, la struttura, torna a rinvigorirsi, ad essere efficiente, ammodernata, dotata di tutti i comfort e gli elementi essenziali per chi ci opera. Stiamo guardando alla riqualificazione dell'ex ospedale Vittorio Emanuele e del Dubini, che ricade, come tutti sapete, all'interno di un parco assolutamente straordinario. Questi due immobili, che sono della regione, del patrimonio sanitario, debbono essere valorizzati e stiamo lavorando con l'ASP perché questo possa avvenire nel minor tempo possibile.